Capricorno, andiamo a vedere il messaggio delle mie carte per te. Do come data indicativa dall'1 al 10 maggio, va bene? Quindi andiamo a vedere cosa accadrà al segno del Capricorno dal 1 al 10 maggio. Vediamo il presente, il passato, il futuro. Andiamo a vedere per il segno zodiacale del Capricorno. Ok, prima carta 8 di bastoni. Guarda com'è questa carta, è troppo bella. Ok. Ah, 8 di bastoni con il fante di denari. Quindi già qui si comincia bene. Andiamo a vedere il cavallo di coppe. Anche questa è una carta molto positiva. Segno del Capricorno con gli amanti capovolti. Ok, cos'altro? Segno zodiacale Capricorno. La temperanza. Il 9 di spade che è uscito rovesciato. Il 3 di spade che è uscito anche lui capovolto. Il 9 di bastoni. Ma qui Capricorno ti posso già dire una cosa, qui si tende a rimandare tutto, a rinviare tutto, a non aver fiducia di niente, a non fidarsi delle situazioni. Siamo un pochino tanto diffidenti, la torre, siamo un pochino tanto diffidenti. Fammi vedere un po', vediamo. Per il Capricorno. Tieni presente che tu stai andando, e il 6 di bastoni, tu stai andando incontro, stavo dicendo, all'entrata di Giove nel Toro, che dalla metà di maggio, quindi tu stai andando incontro ad un periodo assolutamente favorevole, il 4 di coppe che era nel taglio. Allora qui c'è una situazione che sta durando da un po' di tempo, qui le carte un pochino di lungaggini, di tempo che si allunga, di brodo che si allunga, via, qui me lo fanno vedere, però sembrerebbero parlarmi anche di una situazione che si velocizza, di un qualcosa che arriva anche abbastanza in tempi brevi, qui mi fanno vedere Capricorno. Qui c'è un cambiamento, un qualcosa di veloce, perché qui mi fanno vedere, come stavo dicendo, sì, una situazione, un po' una lungaggine, un qualcosa che si sta protraendo da un po' di tempo, però mi fanno vedere anche la velocità che dovrebbe arrivare, un cambiamento che dovrebbe arrivare anche abbastanza alla svelta, okay, a tempi brevi. Quello che fanno vedere sicuramente, allora, qui c'è stata una scelta un po' obbligata, qualcosa che ti ha dovuto fare, magari forse anche controvoglia, come dire, via, bisogna faccia così, non è proprio quello che vorrei, non è proprio una cosa che avrei fatto, no? Se fossi stato assolutamente libero di scegliere, di poter decidere da me. Però insomma è stata una scelta un po' costretta, l'ho dovuto fare, non so come è meglio. Come meglio dire, fatto sta che qui io vedo arrivare una comunicazione, ok? Una comunicazione importante da quello che vedo, una comunicazione abbastanza importante. Allora, i casi sono due, anzi più di due, io ve li dico tutti, vedete voi quello che si avvicina, diciamo, a quella che è la vostra situazione personale. Allora, qui mi parlano di una comunicazione che arriva o dalla scuola, io non so che cosa tu abbia a che fare con la scuola, o tu sei uno studente, tu sei un insegnante, o magari tu lo vuoi diventare un insegnante, oppure ne so io, insomma, ecco, dalla scuola un corso d'aggiornamento magari che tu devi fare, o magari ti arriva notizia che tu devi fare questo corso d'aggiornamento, ok? Cioè qui c'è una sorta di studio che tu devi fare, vedi te, per chi è studente nella scuola, per chi lavora magari appunto un corso di studio, d'aggiornamento, ho capito che ti voglio dire. Comunque, qui c'è una comunicazione importante che arriva,
che arrivano dopo del tempo, però, mi fanno vedere. Qui del tempo lo abbiamo aspettato, però ecco, questa comunicazione è come se arrivasse a dipanare quelli che sono i nostri dubbi, la nostra ansia, le nostre attese, le nostre pippe mentali, passami il termine, ok? Ti vedo un po' diffidente, sinceramente, però nonostante tutto, qui ti arriva questa notizia, questa novità che viene a smuovere. Grazie ad una situazione che si capovolge. Io non so che vuol dire, nel senso quale situazione, che cosa può accadere per portare poi a questo per te, Capricorno. Cioè, come spiegare? Oi, oi. Qui c'è un qualcosa che accade al di fuori di te, della tua vita, che porta un po' a rimescolare le carte in tavola. So come meglio dire. Ok, fammi vedere per il Capricorno. Guarda, l'imperatrice con il 10 di denari. Fammi vedere un attimo con gli oracoli, vediamo gli oracoli volume 3, ti lascio il link giù se le vuoi, eh? Vediamo. Capricorno. Anima gemella. Vedi la casa. Che c'è scritto qui? E lo studio. Ora, la casa dello studio mi viene da pensare alla scuola. La scuola, la libreria, la biblioteca, un corso. Qui ci potrebbe essere proprio un accordo, un contratto con la scuola. Come ti ho detto ora io, con la scuola, un corso che tu devi fare, un qualcosa di nuovo, una novità, un qualcosa che va inserita. Si viene a conoscenza di un qualche cosa. Ok. Dipende dalla tua situazione, di cosa le carte ti stanno parlando. Vediamo anche queste. Vediamo le mie carte astrologiche. Capito, Capricorno? Quindi io ti vedo te molto diffidente, molto sulle tue, molto trattenuto, come se non tu ci credessi. Capito? C'è molta diffidenza anche da parte tua. Però effettivamente qui, anche qui ci parlano proprio di studio le carte. E questa casa vicina a questo mi fa pensare. Ora ti devo dire la verità, effettivamente qui c'è questa imperatrice con il 10 di denari. Qui ci può essere anche chi di voi potrebbe decidere di andare a convivere con qualcuno, eh? Qui c'è l'anima gemella e la casa. Quindi qui ci può essere chi di voi potrebbe decidere di mettere su casa, da andare a convivere, di comprare, d'affittare, insomma, non lo so io, ecco, di mettere su casa, da andare a vivere insieme alla propria anima gemella. Ok, quindi qui ci può essere qualche capricorno che va a vivere insieme al suo compagno, la sua compagna. L'assertività, il sole in Ariete in prima, esattamente, come dire, e ora penso a me, adesso c'è il mio riscatto. Voglio pensare a me, faccio le cose per me, faccio cosa dico io, come lo voglio io. Venere in Capricorno. Ok? Anche, guarda, tutto mi parla di casa, di famiglia, di stabilità, di tradizioni. Quindi qui ci potrebbe essere anche chi di voi, siccome l'Ariete e il Capricorno si quadrano,
potrebbe fare un qualcosa che è contrario alle abitudini della propria famiglia, per esempio, non so, in famiglia tua il convivere un vabbè, insomma, capisci? Quindi un qualcosa che, ecco, che esula da questo, però vedi anche qui c'è l'acquisizione, c'è il sole in Toro e fanno vedere l'amore e la coppia. Quindi io non escludo affatto che qui ci sia qualche Capricorno che veramente deciderà ad andare a convivere o comincerà a parlarne, insomma, a prendere questa decisione. Ok? D'andare a vivere insieme. Vediamo un pochino il nocciolo di tutto questo ambaradà. Vediamo per il Capricorno, segno zodiacale Capricorno, ok, è letteralmente volata, l'imperatore, eccola qua, e il re di bastoni del taglio. Qui c'è proprio una realizzazione di un qualche tipo, uno stabilire, uno stabilizzare qualcosa, quindi magari un rapporto, come ti ho detto, che si formalizza, che si stabilizza, cioè questa convivenza, poi possono essere cose simili, ma insomma faccio per farmi capire, c'è un qualcosa che si concretizza, oltre a quello che abbiamo visto in apertura, che qui ci può essere, come stavo dicendo, una novità, una comunicazione che può riguardare anche l'ambito dello studio, comunque del lavoro, ecco, cose di questo tipo. Quindi Capricorno, a questo punto lascio a te la parola nei commenti e fammi sapere di cosa ti hanno parlato, di cosa ti stanno parlando queste carte. E ricordati che a metà maggio c'è Giove in Toro, che per te è wow, quindi due pollicioni in su. Ok, io ti ringrazio, lasciami giù nei commenti, fammi sapere qual è la sua situation, di chi e di cosa ti hanno parlato. Io ti aspetto qui ovviamente sempre al mio prossimo video. Ciao!